Bienvenidos al programma del Radio Giano Historia Pubblica. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Un saluto alle amiche e agli amici di Radio Giano Public History, da Francesco Lioce che vi parla e da Marco Lodi alla regia. Torniamo con una puntata sicuramente speciale, perché oggi parleremo di legalità, di educazione alla legalità, e in particolar modo, insomma, abbiamo il piacere di presentare, di incontrare l'amica Paola Vegliantei, che insomma ha un curriculum abbastanza nutrito, ma che al centro dei suoi interessi sicuramente pone proprio il concetto di legalità e gli aspetti legati ad essa. Bene, allora anzitutto saluto Paola e la ringrazio per essere qui con noi. Ciao Francesco, grazie di cuore per l'invito e per l'opportunità. Grazie, grazie a te per essere in qualche modo, insomma, in questa puntata proemiale, no? Si direbbe così, e per presentarti e per farti conoscere, insomma, alle amiche e agli amici di Giano Public History. Bene, allora io dicevo proprio questo in apertura, presentandoti, insomma, del tuo curriculum sicuramente variegato e notevole, ma che comunque al centro ha il concetto e i contenuti della legalità. Ecco, puoi presentarti proprio a partire da questo, cioè educazione alla legalità, cosa è esattamente? Allora, parto anche, diciamo, spiegando un po' perché ci si è arrivati. Io da tantissimi anni per il Ministero della Difesa organizzo degli eventi e ho notato in moltissime scuole la difficoltà, diciamo, di conoscere la storia, ma anche la difficoltà di alcuni maestri o magari di alcune famiglie di centrare un pochino l'obiettivo. L'obiettivo qual è? Quello di conoscere veramente, di porsi alcune domande, di non fermarsi alla prima dichiarazione di qualsiasi personaggio, perché come tu sai, Francesco, anche lo storico, se vuole, potrebbe parlare, diciamo, impersonando quello che è il suo pensiero, ma anche quello che ha in testa lui, non dicendo però la vera verità storica. Quindi quando ho visto alcune cose ho detto dentro di me: se io parto con l'idea di portare nelle scuole dei personaggi, di riprendere un po' quello che è, diciamo, i fatti storici non raccontati nelle scuole, non raccontati sui libri, me la renderò sicuramente difficile, ma sarà meravigliosa. E così ho iniziato anche con Marco Lodi nel 2013-2014, aprendo, diciamo, la prima sezione combattenti, forze armate regolari, guerra di liberazione, e abbiamo portato nelle scuole tantissimi eventi e abbiamo aperto al sociale. Ecco, così è iniziata tutta l'avventura e poi si è arrivata alla legalità. Perché alla legalità? Perché lavorando con tantissime persone, sia ministri, autorità militari e civili, sono, diciamo, la responsabile e la persona fidata di tantissime autorità, anche molto particolari, Francesco. Devo dire, molto bella la mia vita, tra cui comandante Alfa, ultimo, e ti devo dire che ne serve tanta di legalità, perché purtroppo abbiamo un pensiero mafioso radicato, è brutto dirlo, però è la verità, che ci porta a una cultura da anni vissuta in quella maniera, della serie "è così, mi dispiace, non posso cambiare", "è così, fanno tutti così, mi dispiace, non posso cambiare", e da lì è nata appunto Accademia. Guarda, ti ho fatto proprio sì, no, soprattutto nelle scuole serve tanto la legalità, perché la scambiano per educazione civica, ma non è così. Non è la stessa cosa. Beh, te già hai messo, mi permetto di dirti, insomma, già hai messo molti ingredienti che sicuramente stimolano questa nostra puntata, perché insomma, parlando di storia, educazione, culture, parlando di questo, ovviamente non si può non pensare e non parlare anche di scuola.
Certo, è chiaro che non. Poi quella tua espressione, cioè pensiero mafioso radicato, lascia pensare. Però è chiaro che ci sono molte persone, come in primis te che stai parlando, insomma, che invece si impegnano, cioè si calano nella difficoltà anche, no? di vivere questi aspetti sulla propria pelle, perché poi insomma bisogna crederci. Ma ti volevo chiedere questo, infatti bisogna crederci, tu sicuramente lo saprai meglio di me, quando si fa cultura in senso lato, no? Bisogna comunque crederci, perché lo si fa per vocazione, insomma, altrimenti si farebbe altro. Ma mi incuriosisce questo, cioè tu sei partita proprio da una parola che ovviamente sta a cuore a noi di Giano Public History, al di fuori della radio, no? Dico la storia, cioè quindi questi fatti storici, perché sei rimasta colpita all'interno delle scuole, durante i tuoi incontri, da come viene insegnata la storia nelle scuole? Perché non viene insegnata, diciamo, come si dovrebbe, non viene insegnata con la passione della ricerca, non viene insegnata con la voglia, diciamo, di andare a cercare qualche informazione in più, qualche curiosità in più, ma si danno quelle 3-4 pagine e come per ripetere a pappagallo quello che poi magari non sono veramente i fatti, ma raccontati un po', purtroppo, un po' come si vuole, o forse per alleggerire un po' il brodo, no? O per allungarlo. Ci sono dei fatti storici invece che andrebbero, secondo me, contemplati di più, ricercati di più, con più domande, con più passione verso alcuni fatti storici legati. Ma potrei dirti a qualsiasi personaggio, andiamoci a cercare quella foto particolare, andiamoci a cercare quel motto di quel momento, ma perché dicevano così, ma perché erano spinti per la patria a partire, ma perché, ecco, questi ma perché mancano, secondo me, e è lì invece che si fa la differenza, e è lì che si dà quella, diciamo, quella in più, no? Che manca. E secondo me serve tanto, ma anche per appassionare, ma tutte le materie, però, Francesco, questo noi parliamo di storia perché siamo appassionati, appunto, però è per tutte le materie così, è per tutto quello che riguarda la scuola, che io vedo poca voglia, diciamo, di andare oltre. Non è leggere soltanto, non è imparare a memoria, è nella ricerca, credo, che si avanza e che si fa la differenza. Quindi lì si creano poi magari le persone del futuro che miglioreranno alcune cose, che ne apriranno altre, perché sennò siamo tutti buoni a dire a pappagallo, secondo me, è un mio umile parere, naturalmente. Certo. Va bene, allora adesso già l'introduzione è davvero ricca e stimolante, adesso noi andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito qui con Paola Vegliantei e continueremo a parlare di legalità. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Allora, in collegamento con Radio Giano Public History da Fiano Romano, quindi nella provincia romana, abbiamo con noi Paola Vegliantei che ci sta, insomma, parlando di legalità, di educazione alla legalità, e che ha cominciato, insomma, a far capire di quale qualità è fatto il suo percorso e soprattutto come si adopera nel suo impegno di donna che
che ama la cultura e che quindi insomma pone degli obiettivi molto importanti alla sua attività. E Paola, tu giustamente hai iniziato con la storia, con la scuola, ma ti volevo chiedere anche questo, cioè i protagonisti, no, della scuola, sì, che dovrebbero essere, che sono in fondo, no, al di là delle strutture poi, delle indicazioni ministeriali, dei programmi e tutto, però i protagonisti in carne e ossa sono i professori. Tu, da parte del corpo dei docenti, che risposte hai trovato? Ma guarda Francesco, io ho trovato tanta collaborazione, sinceramente, in tantissimi anni, già sono già 21, come ti ripeto, per le Forze Armate, sono praticamente 11 distaccata o in più a quello che già faccio, e ho trovato dirigenti scolastici, ho trovato tantissime belle persone anche fra i professori, qualcuno un pochino più chiuso naturalmente e qualcuno un pochino più a braccia aperte verso quella che è una cultura differente che ho voluto portare. Ma ho incontrato però, e sono veramente contenta, sempre comunque delle belle persone che non si sono limitate magari a dare un giudizio soltanto per quello che vedevano. Una Paola che magari veniva lì con una serie di informazioni strane che magari loro non conoscevano. Ecco, diciamo che, per dirla alla romana, non si sono messi di traverso. e quindi diciamo che abbiamo avuto tantissimi aiuti, ecco, sinceramente, anche se all'inizio non volevano che portassimo, diciamo, delle persone in divisa a scuola, non volevano, erano impauriti, che ne so, dal fatto che arrivasse capitano ultimo scambiandolo per ultimo il cantante, non volevano che si vestissero o venissero mascherati, quindi abbiamo dovuto per esempio spiegare il perché del Mefisto, il perché di alcuni personaggi, e di altri invece si sono aperte le braccia e siamo andati avanti. Ma ti posso anche dire, Francesco, che io all'inizio ho, diciamo, fatto anche un po' la mia parte. Perché? Perché ho iniziato a donare dei libri. Io ho donato più di 2000 libri nelle scuole. Io ho regalato la Costituzione spiegata ai ragazzi, la legalità ovunque, i libri su Falcone, su Borsellino, l'esempio di Gandhi. Ho, diciamo, esercitato anche un po' donando quello che era verso un'apertura, ecco, non mi sono lasciata prendere dal panico, io poi non sono proprio la persona, ecco, non è il mio caso, ma mi sono avvicinata però donando tanto, e questo forse ha fatto capire che questa Paola non voleva assolutamente rovinare, ma donare e dare in più, perché sai, se ti prendono anche in maniera strana non entri, ecco, invece le dirigenze mi hanno aperto le porte e mi hanno dato la possibilità di allargarmi in tantissime, quasi 24 scuole in tutta Italia, e di questo ne vado orgogliosissima. Sì, ho organizzato spettacoli anche musicali per parlare di Caponnetto, di Falcone, diciamo, ecco, che abbiamo dato tanto e adesso stiamo prendendo quelli che sono stati i frutti di un cammino e di una semina veramente grande. Bene, sicuramente tutto questo ti fa onore, insomma, anche perché vuol dire che il tuo percorso, nonostante tu sia molto giovane, insomma, il percorso è già molto lungo e molto affinato, perché insomma mi sembra che il curriculum parli da solo. Però ti volevo chiedere proprio questo, cioè questi 21 anni, no? Perché molto è cambiato, cioè tu mi parlavi 21 anni, poi dico, ma può darsi, perché tu dicevi no, i fatti e i ma perché, cioè la ricerca, no? Continuiamo. Tu pensi, perché noi a Radio Giano Public History ne abbiamo già parlato, no? Cioè parlando del 2 giugno della Repubblica, del 25 aprile, cioè ci siamo sempre posti questo problema. Cioè in fondo è come se ci fosse sempre un Novecento che non... o forse questo si sta un po' dileguando, no? Si sta un po' dissolvendo, però fino a qualche anno fa
probabilmente c'era una resistenza del Novecento, cioè nel senso che non si era capaci di distaccarsi con la dovuta analisi, con la dovuta cautela, no? con una capacità, no? di osservazione dall'alto, cioè allontanando un po' i fatti, senza essere partigiani di una posizione o di un'altra. E tu pensi che questo in fondo abbia inciso, e quanto può continuare a incidere? Se incide ancora, o tu stai vedendo che le cose stanno cambiando? Non lo so, la tua esperienza cosa ci può dire? Ma guarda, io innanzitutto ho focalizzato sempre negli eventi per i ragazzi, perché organizzando, diciamo, le mostre storiche anche con Marco Lodi, eventi, diciamo, come i caduti, come dici te, no? La storia dei partigiani o la storia di quelli che sono stati tutti i caduti, commemorazioni di Salvo d'Acquisto. Noi, diciamo, siamo più la parte militare, no? Che però non scorda tutte le vite, il 4 novembre, il 24 maggio, tu mi hai detto il 25 aprile. Ecco, tutte queste date, come oppure parlare della Shoah, delle foibe e non scordare nulla, ecco questo. Forse nel Novecento si è voluto dimenticare l'atrocità, e dimenticando le atrocità subite e vissute si sono scordate tantissime vite. Allora io, quando entro nelle scuole, che cosa faccio? Spiego il valore della vita. Quando tu spieghi il valore della vita, lì non ci sono differenze. E se c'è un Novecento che qualcuno ha voluto dimenticare, noi li ricordiamo invece tutti senza distinzione, senza fare morti di serie A o di serie B o che siano stati di qualsiasi colore. Quelle erano delle vite che sono andate in guerra, o erano delle vite che si sono spezzate per poi dare la vita a noi, ad una repubblica, ad un cammino insieme che deve essere rispettata. Che deve essere rispettata dai padri costituenti. Se invece tu non parti dalla vita, ma parti dalla posizione politica, questo si sbaglierà sempre. Quel Novecento dimenticato lo dimenticheranno apposta sempre. Invece, se tu parti dalla vita e dal valore della vita, non si può dimenticare. Ed è lì che noi andiamo avanti e portiamo questi eventi nelle scuole senza fare la differenza. Se facessimo la differenza, sbaglieremmo come hanno sbagliato già. E io vedo che c'è un'apertura differente. Purtroppo c'è un'apertura differente, però con un internet. Perché dico purtroppo? Perché in internet si troverà anche il mondo, ma se non c'è chi te lo spiega, è come avere un grande libro e avere la Treccani e non saper leggere. Io spero che con questa frase tu mi abbia capito, ecco. Sì, sì, sì. È chiaro, è chiaro. Va bene, allora, tutto molto interessante. Io do nuovamente la linea alla regia per uno stacco musicale, poi torniamo subito qui con Paola Vegliantei e con la sua educazione alla legalità. Eccoci di nuovo, Radio Giano Public History con Francesco Lioce che vi parla, e soprattutto insieme a Paola Vegliantei e a queste esperienze legate
al concetto e al valore della legalità. Paola, tornando a te, ti volevo chiedere questo, perché quando si parla di scuola, di educazione, ormai è quasi obbligatorio, ma nel senso più positivo del termine, parlare dei territori. L'esperienza che tu fai, insomma, con queste tue iniziative sui territori, che cosa ti hanno trasmesso, cosa ti hanno comunicato, cioè cosa hai scoperto attraverso la diversificazione territoriale, perché poi l'Italia è molto diversificata. Allora, diciamo che avendo avuto la possibilità di girare con Accademia, abbiamo trovato molto bello, per esempio, che in Emilia-Romagna, per dirti, avessero già molto, diciamo, nel cuore la Costituzione, cosa che magari in altre regioni si tende magari a non conoscere, o forse se la si deve conoscere per forza, la si prende come una materia pesante. Mentre io ho visto che in Emilia-Romagna, ma anche in Basilicata, sono delle persone, per esempio, anche proprio gli studenti, anche quelli più piccolini, sono più attaccati a questo tipo di studio. Ho visto, per esempio, nel napoletano l'amore per l'inno. A Milano ho visto delle persone molto 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 aperte per la diversità, diciamo, delle persone che occupano il territorio. Ecco, in ogni dove io ho visto una bellissima Italia, una Italia che purtroppo molte volte è bistrattata e mal registrata, cioè viene raccontata male. Io non ho visto fra i giovani questa, purtroppo, quello che invece si legge tanto su questi social, non ho visto tutta questa grande maleducazione. Poi, se c'è il caso a parte, che poi fa fumo tanto e va a nebbiare, ecco, vogliamo dirlo, tutti gli altri, beh, no, è un peccato. Per quanto riguarda invece il piccolo del territorio o nei piccoli paesi, per esempio, sto allargando, diciamo, per quello che sono le mie esperienze, Francesco, quindi se ho interpretato male la domanda, perdonami. No, assolutamente. Okay. Io invece nei piccoli territori, quindi nei piccoli paesi, come nel mio, perché io vivo a Civitella San Paolo già da 11 anni, è un borgo medievale, io per esempio vedo tantissimo attaccamento alla tradizione e mi piacerebbe tantissimo portare o fare dei gemellaggi con la grande città, perché a quello che manca alla grande città è di vedere tanto la natura, l'ambiente, il rispetto che c'è qui a confronto magari di una grande Roma. Ecco, queste è una cosa che con Accademia vorrei fare. Ecco, vorrei fare, diciamo, questi gemellaggi e portare a un passo da Roma, portare questi ragazzi a far vedere più questa campagna, più questo amore per la campagna, per l'agricoltura, per il rispetto degli animali, che qui naturalmente c'è, e viceversa, ecco, portare invece queste creaturelle di qua, che magari non hanno visto il traffico di Roma. Certo. Ma nel traffico di Roma vedere come se fosse un documentario, perché Roma è vero che sarà anche un pochino trafficata, ma tu t'affacci da finestrino e vedi una Roma meravigliosa, dal primo palazzo fino all'ultimo, che c'è dalla Prenestina fino all'altra parte di Roma, che è a Ostia. Ecco, io in ogni dove vedo bellezza, e finché noi avremo questa bellezza intorno a noi, noi trasmetteremo bellezza al genere che genera bene, ecco. Certo. Il bene che genera bene. Bene, ma un'altra domanda mi piace farla, perché il tuo ragionamento un po' l'ha suggerita, cioè perché sui social affiora tutto questo disagio, cioè tutta questa maleducazione, spesso e non sempre, però dico evidentemente c'è probabilmente un'autoreferenzialità del singolo che gli fa un po'
non dico venire meno i freni inibitori, non lo so, però tutta quella maleducazione, quella violenza gratuita, no? Anche da un punto di vista verbale, cioè sui social si, come dici tu, si accentua, no? Però poi invece se andiamo a vedere i territori, le scuole, le persone, non è speculare questo fenomeno. E no. Secondo te per quale motivo? Perché purtroppo questi social, come tutte le cose che piacciono e sono novità, hanno dato libero sfogo a una rabbia e ad una maleducazione, come se tu fossi dentro casa tua e l'altro non ti vedesse. Loro non hanno capito, e non glielo spiega nessuno, che quando si scrive su un social, che è una pagina, oppure come per esempio Facebook, Twitter, o tutte quelle che sono, diciamo, questi siti particolari dove tutti si credono che ci sia del divertimento, quando invece ci sono anche tantissime avversità che i giovani dovranno capire, e che continuo io appunto con dei progetti anche a portare nelle scuole, e ultimamente abbiamo portato Attenti alla Rete, dove abbiamo avuto 6 scuole presenti e le altre collegate da Palermo, dove con Attenti alla Rete noi abbiamo spiegato il perché tu non ti devi sentire come se stai in cameretta tua, ma è come se stessi davanti al mondo intero. Quindi la figura la fai davanti al mondo intero, la parolaccia la sta leggendo il mondo intero. Io, guarda Francesco, ho visto degli sguardi di alcune creaturelle piccolissime, perché c'erano anche le quinte elementari, le medie, che mi guardavano come per dire: ma davvero? Cioè, io l'altro giorno ho scritto quella cosa e l'ha letta tutto. E sì, e fino a quando uno non glielo spiega. E purtroppo ci è stato dato in mano questo apparecchio, i genitori hanno dato in mano questo apparecchio a dei bambini troppo piccoli, invece di educarli gli hanno dato in mano questo apparecchio. Questo apparecchio ha chiuso i cervelli, questo apparecchio ha dato una libertà che non è una libertà, ma è una schiavitù, e dovrebbe essere insegnato internet a esplorare e a usarlo per, praticamente ricollegandoci a prima, a rispondere a quei perché e a quelle informazioni che nessun libro adesso in tempo reale ti darebbe, ed internet ce l'ha. È sbagliato il modo di come è stato messo sul banco di questi ragazzi internet. Internet si doveva far passare come una Treccani. Tu hai una Treccani favolosa e tu la devi usare come motivo di ricerca, e come cerca questo, cerca quello, guarda, puoi ascoltare tutte le musiche di Beethoven, guarda, tu puoi vedere, non puoi andare a Firenze? Puoi guardare, purtroppo non puoi andare a Firenze perché papà e mamma non ti ci possono portare, non puoi andare alla Galleria degli Uffizi, non puoi andare a vedere quell'arte lì giù e non ci puoi stare perché non hai i soldini, non hai il tempo, la mamma lavora, mettiti su internet e guarda questo. Questo sarebbe, è come insegnare secondo me internet all'uso di internet, poi per tutto il resto c'è mamma e papà che ci devono pensare. Ok, allora va bene, mi inviti a un'altra domanda, ma te la farò subito dopo un'altra pausa musicale. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Yeah.
take a stand and start again. Yeah, every time we try to make up and make amends. You know, when push comes to shove, this time we can reach the sky. On a prayer we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake. Eccoci, eccoci, no, su Radio Giano Public History. Insieme a Paola Vegliantei, presidentessa della prima Accademia della Legalità in Italia, quindi stiamo parlando di educazione alla legalità e di fattori anche educativi, ovviamente culturali, storici. E quindi tornando a Paola, le volevo chiedere questo, ecco, cioè è emerso da quanto tu ci hai detto, cioè comunque un fattore generazionale, cioè c'è un'invasività della tecnologia che a quanto pare, cioè quindi i social nello specifico, che a quanto pare però hanno un'invasività e incidono negativamente sui più giovani, cioè più si è giovani più si è a rischio. Sì, si è più giovane più si è a rischio, ma anche perché la troppa connessione ti allontana dalla normalità di una vita passata su un muretto a giocare a pallone, a disegnare, a colorare, a fare delle cose manuali che sicuramente apre una mente in maniera diversa. Internet e il nuovo mondo connesso è sicuramente utile, non sto dicendo che questo non serva, ma bisogna soltanto dosarlo e spingere la nuova generazione a non farne un abuso, ma un uso corretto. Se tutti volessero, ecco, cambiare, basterebbe da famiglia a famiglia regolare e soprattutto controllare, perché purtroppo ci sono anche tantissime minacce per questi ragazzi, oltretutto con la pornografia e altre cose, agganci vari di dati. Bisogna stare attenti, e questa è una cosa che va detta, noi o come civili o come militari, va detta nelle scuole, e si fanno sempre di più degli incontri apposta e appunto proprio per dare una regolata e dare una regola. Però, come ti ripeto, Francesco, ci dovrebbe stare un tutore in ogni casa. La scuola non si può scambiare per un genitore, quindi purtroppo in una ventina d'anni i genitori, invece di comprare il piccolo meccano come faceva mio padre a me, oppure la radio smontala e poi rimontala, mi dice a mio padre, se la monti bene te la regalo. E io sono una donna, ecco, quindi non è, diciamo che bisogna stimolarli questi giovani. Poi se un giorno diventano ingegneri elettronici, ingegneri elettrici o altro, non c'è problema, però prima si devono fare le ossa, e le ossa io non credo che se le possano fare soltanto su internet, ma vivendo fuori. Vabbè, è chiaro, cioè anche la famiglia dovrebbe avere un ruolo educativo originario, però è chiaro primo, che poi certo. Certo, è chiaro però che ci sono anche dei fattori antropologici ineludibili che ovviamente fanno sì che il concetto che si aveva di famiglia fino alla fine degli anni Ottanta sia completamente diverso da quello che abbiamo oggi, insomma, è tutto molto molto liquido, insomma, molto diversificato, molto relativizzato, per cui insomma va contestualizzato poi ambito da ambito. E poi non dimentichiamoci, tu questo me lo potrai sicuramente confermare, che purtroppo oggi spesso la scuola viene presa di mira proprio dai genitori, perché non c'è più la concezione del merito, della selezione, della necessità anche della punizione, della bocciatura, per cui insomma c'è stata un'esagerazione probabilmente buonista, mi permetto di dire, negli ultimi decenni, che ha reso diseducativa in primis la convinzione nelle famiglie di dover avere per forza i figli promossi nelle scuole, per cui insomma il figlio non può essere bocciato dall'elementare a salire, perché insomma altrimenti, e questo secondo me è diseducativo al massimo, si crea un trauma nel ragazzo. Invece no, cioè io sono dell'avviso che
il ruolo della famiglia e poi subito dopo della scuola sia quella di far capire che qualsiasi cosa va comunque sudata e meritata, no? E quindi... Assolutamente d'accordo, è una devastazione veramente, perché significa poi andare a immettere sul mercato delle creaturelle che non hanno delle basi e a cui è stata data la possibilità di andare avanti senza nessun merito, e chi è bravo si stanno, diciamo, rovesciando un pochino le situazioni, cosa che invece dovremmo riprendere. Io sono purtroppo, anche se lo faccio volentieri, sono in mezzo anche a consigli direttivi, rappresentante delle scuole. Praticamente la mia giornata è di 60 e passa ore, perché nessuno si spiega come io possa riuscire a far tutto. Secondo me si chiama organizzazione, no? Però anche perché sono una mamma sola e lavoro anch'io, ho questi due figli, vanno a scuola, ma non ho mai evitato oppure abbandonato un gruppo o una possibilità di miglioramento. E ho forse una fiamma accesa che mi aiuta, ma questa fiamma io non la vedo in tutti, Francesco. Questa cosa è brutta. Noi abbiamo dei figli in casa, che noi siamo presenti o meno, siamo dei genitori. Se vuoi essere un genitore, devi saper dire anche di no, e purtroppo su questi no moltissimi devono imparare. E guarda che c'è tanta legalità anche nel no, eh? Certo. Ecco, soprattutto certo. Nei no. Certo, sì, beh, è chiaro. D'accordo, ma insomma, tu dicevi questa è un'altra domanda che mi suggerisci, cioè giustamente hai metaforizzato, no, i social, cioè internet, dicendo è come se tu avessi un'altra Treccani, ma la ridefinizione dei saperi, perché noi è un'epoca... quella che stiamo vivendo che ci pone di fronte a queste problematiche, no? Cioè il politicamente corretto, in primis, no? Noi ci siamo occupati già su Radio Giano di alcune prese di posizione, no? Dell'abolizione dei dipartimenti di cultura greca e latina, per esempio, no? È molto anglosassone, o la distruzione di alcuni riferimenti monumentali che si riferiscono ad alcune personalità del passato, vedi e leggi anche il nostro povero Cristoforo Colombo, insomma, è stato tartassato, certo. Tacciato di razzismo e colonialismo, insomma, qualcosa di assurdo, fra l'altro, no? Sono accuse assurde, ma dico, e quindi questa ridefinizione dei saperi verso cosa può portare? Cioè può portare a delle conclusioni condivise o potrà portare a delle divisioni ulteriori? No? Perché comunque lo vediamo, il mondo occidentale è attraversato anche da messaggi molto, molto discordanti, molto oppositivi fra di loro. Cioè, quindi noi cosa dobbiamo aspettarci e cosa dobbiamo augurarci? Cioè nel mondo liquido una condivisione dei valori o ci saranno dei valori sempre più diversi e sempre più contrapposti? Ma allora guarda, la definizione dei saperi è avere, diciamo, certe cognizioni di quello che può essere qualsiasi cosa che ti interessa, no? Il sapere. Più che altro dobbiamo essere forti e continuare nella condivisione dei valori. Ed è per questo che è nata Accademia della Legalità. Se noi ci fermassimo a comportarci come sta facendo questo popolino, no? Che crede a tutte le assurdità che vengono scritte e che non si domanda cose, che non va a ricercare se quello è vero o se quello è falso, se non va ad ascoltare chi ne sa di più, se non va a leggere un'informazione in più, se non bocciano, appunto, stiamo creando una massa di pecore che poverelle sono offese, perché le pecore fanno tante cose, fanno la lana, fanno il latte, fanno il formaggio. Invece hanno la loro utilità, è chiaro. Le creature che ti puliscono il terreno in una maniera, al trattore ci fa un baffo, la pecora, infatti paragonare le pecore, offendiamo gli animali. Sono pecore vuote, che non producono lana, che non producono latte, ma che credono alla prima stupidaggine che ascoltano, dei luoghi comuni che tu hai detto prima su Colombo, su Garibaldi,
Tutti questi luoghi comuni sono inventati e sono praticamente portati avanti come se fossero la sacra verità della Bibbia, cosa che purtroppo su questo c'è andata giù l'Italia. Se noi andiamo avanti con i hai sentito che no, e la scuola questo dovrebbe fare. Se non riesce la scuola, ci sono le associazioni. È nata Accademia anche per questo, Francesco. Se poi noi siamo uno e poi diventiamo 30, abbiamo già sparso nell'aria quel seme del bene che genera bene, e proveremo fino a che avremo esistenza su questa bellissima terra, in nostra Italia, ci proveremo fino alla fine, perché i nostri figli hanno bisogno di questo. Se noi ci fermassimo avremmo perso e non avremmo messo su Accademia, non avrei perso tempo, io non perdo tempo mai, Francesco. È una cosa che nella vita ho imparato, perdiamo troppo tempo con delle cose becere, non ci serve, studia, organizzati, fai per te, fai sport, questa è la vita, e dedicati all'arte, questa è la vita che dovrebbero fare i ragazzi, studiare, ricercare, divertirsi, ci mancherebbe, ma senza perdere tempo. Noi ci stanno facendo perdere tanto tempo, Francesco. Bene, allora, ma sento dal tuo piglio, insomma, sono degli inviti che hanno comunque anche un qualcosa di imperativo, no? Cioè uno spirito imperativo che non fa mai male, insomma, credi in quello che fai e questo sicuramente ti fa onore. Adesso noi ci avviamo verso la conclusione della puntata e quindi do di nuovo la linea alla regia per uno stacco musicale e poi torniamo per concludere con la nostra Paola Vegliantei e con l'Accademia della Legalità. Radio Giano Public History, ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Every season till the end of the world, every moment all the memories unfurl. I was chasing the shadows, they were slipping right out. Eccoci, Radio Giano Public History, di nuovo qui con Paola Vegliantei e stiamo per concludere questa puntata dedicata alla legalità, insomma questa che ci auguriamo anche che possa strutturarsi come una rubrica e come una collaborazione fissa, diciamo così, anche se poi il termine fisso è sempre un po' troppo rigido, però una collaborazione abituale, ecco, diciamo, fra Giano Public History e l'Accademia della Legalità. Mi sembra però che insomma Paola abbia tutte le carte in regola per essere una persona sicuramente affidabile, ma soprattutto i suoi imperativi, le sue parole d'ordine non possono che convincere e anche, diciamo, attrarre le amiche e gli amici di Radio Giano Public History. Sono insomma dei concetti sui quali noi ci siamo soffermati parecchio e nei quali sicuramente vogliamo investire le nostre forze e le nostre risorse. Quindi insomma
Prima di ti volevo chiedere questo, ecco Paolo, in conclusione dico, qual è la persona però, no? Perché poi tu giustamente dicevi le persone, no, sono diverse da quello che noi possiamo vedere, no? Quando ci narrano una realtà che magari non corrisponde esattamente alla realtà, ma quindi nelle scuole, sui territori, attraverso le associazioni, no? Tu che cosa, cioè qual è la persona che ti ricordi con maggiore, cioè che più ti è rimasta impressa, no? Anche per un aneddoto, per un particolare, per una curiosità. Ma tu dici a livello storico la persona? No, oppure... no, a livello, no, lasciando stare la storia, no. Proprio tra i tuoi incontri, tu sei una donna così piena di attività, di appuntamenti, di incontri, no? Di iniziative, di eventi. Cioè, qual è la persona, una persona in particolar modo che ti è rimasta impressa, ecco, che ti ha lasciato così, che ti ha colpita e che comunque, ti ripeto, in modo quasi aneddotico, ti ha lasciato del suo? Ma quando ho incontrato Sebastiano Ardita, lavora naturalmente il magistrato Ardita, lavora con Gratteri, noi collaboriamo naturalmente per la lotta contro la mafia, e è la persona che praticamente mi è rimasta più impressa, sì. È la persona che mi è rimasta più impressa e che mi ha saputo insegnare tanto a confronto, diciamo, di altri personaggi. Ecco, questa è una persona che mi ha donato degli spunti per pensare in maniera diversa alcune cose che vorrei fare per le scuole. Sì, molto più. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi che sono storici, che hanno fatto l'Italia, che sono rimasti impressi non tanto a me perché ci lavoro insieme, ma molto ai ragazzi, come Capitano Ultimo oppure il Comandante Alfa, oppure sono rimaste impresse diciamo il Paraolimpico della Difesa, quindi persone che in missioni di guerra sono rimaste traumatizzate, quindi, oppure che sono rimaste senza degli arti, e magari ti vengono nelle scuole con quella bellezza e con quella animosità che non ha neanche la persona che riesce a stare in piedi tranquillamente, e questi magari con tutti i drammi vissuti ti portano quella gioia nel cuore e magari ti trasmettono quell'esempio che tanto serve. Ecco, questo. Però ecco, quello che mi è rimasto più impresso è stato Sebastiano Ardita, che io lo ringrazio ogni giorno perché è una persona che mi ha saputo dare tanti spunti per migliorare. Ecco, io cerco sempre di migliorare perché non si deve finire mai, ecco, di pretenderlo sia da noi stessi in primis e poi naturalmente ai nostri figli o agli altri, senza stressare, Francesco? Certo. Senza stressare, ecco. Certo, certo. Bene, allora insomma, anche noi di Giano Public History rivolgiamo il nostro saluto e il nostro grazie a Sebastiano Ardita per quello che fa, è sicuramente qualcosa di molto importante e anche ai noi di molto pericoloso, perché insomma sono sappiamo tutti insomma che è un'attività sempre difendere la legalità comporta sempre dei rischi altissimi. Io insomma ricordo con piacere un po' le parole d'ordine della nostra Paola, cioè studio, organizzazione, sport, cultura, arte. Io penso che insomma su queste parole straordinarie non posso fare altro che ringraziare insomma Paola Vegliantei, presidentessa dell'Accademia della Legalità in Italia, e la ringrazio a nome delle amiche e degli amici di Radio Giano Public History per il modo in cui ci ha introdotto a questa educazione alla legalità. Mi ha fatto piacere conoscerla sicuramente. No, e beh, ci hai arricchito con la tua testimonianza. Ecco, e auguriamoci di proseguire questa nostra collaborazione. Quindi saluto Paola che, come avevo detto all'inizio, si trova a Fiano Romano, quindi nella provincia romana. La ringrazio ancora. Non so se Paola vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Guarda, se mi permetti, sì. Allora, io vorrei dire che Accademia è nata per appunto per ritrovare un po' quello che
la persona, ecco, quindi la valorizzazione delle persone, la valorizzazione del territorio, delle arti, dei mestieri, della cultura. E naturalmente siamo a disposizione per tutte quelle scuole che anche durante il Covid non ci siamo mai arresi e abbiamo fatto con tranquillità tantissimi eventi, mettendo su anche il calendario della legalità. Noi abbiamo il calendario, da naturalmente bellissimo, tutti gli alunni ce l'hanno in ogni stanzetta, in ogni classe, dove sono praticamente riportate tutte le date da ricordare, quindi anche naturalmente questa del 25 di novembre, per esempio, per riguardare le donne. Quindi ecco, l'Accademia vuole rivolgersi appunto a tutti e ti ringrazio infinitamente, Francesco, per l'opportunità. Io ringrazio te e ringrazio Marco Lodi e Radio Giano per questa opportunità. Mi ha fatto tanto piacere e vi ringrazio veramente enormemente. Grazie a te. Ricordo che il 25, il prossimo venerdì, quindi il 25 novembre, il giorno della... questo va ricordato, insomma, è il giorno che si ricorda la violenza sulle donne. Quindi, insomma, ha fatto bene Paola Vegliantei a ricordarlo, ma soprattutto, ecco, ricordo, salutando, ringraziando Marco Lodi alla regia e salutando le amiche e gli amici di Radio Giano, ricordo soprattutto questo bellissimo incontro, insomma, che abbiamo avuto, questa bella puntata con Paola Vegliantei, con le sue parole d'ordine, con il suo piglio convinto, pulito, e quindi, insomma, davvero grazie a Paola e alla sua Accademia della Legalità. Francesco Lioce saluta amiche e amici e si augura di riavere presto Paola e soprattutto altri interlocutori, altre interlocutrici così motivate e così sincere. Un saluto a tutte e a tutti. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Sie haben Radio Giano Public History gehört. Vielen Dank. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History.